Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giovi e questo è il settimo episodio della Single Mother Challenge. E sì, ragazzi, oggi siamo tornati di Isabelle e Brian. E come vedete allo schermo, Brian stava finendo il suo progetto scolastico del vulcano. E sì, appena si è svegliato, subito è uscito fuori e ha cominciato a lavorare sul suo progetto scolastico, che ormai ha quasi finito effettivamente, mentre la mamma si è messa sul lettino e si è messa a prendere un po' di sole. Comunque non avevo notato questo bug. Ok, i suoi capelli attraversano la sdraio, ma a parte questo, mentre giocavo da solo è arrivato l'autunno. Infatti siamo al primo giorno d'autunno e proprio per questo motivo ho messo Isabella a prendere un po' di sole, così salutiamo l'estate in bellezza. Adesso voglio vedere un pochettino se si è scottata o no, perché non vorrei che si fosse scottata. E poi con l'arrivo dell'autunno, come potete vedere, anche tutte le piante sono sparite. Sono tutte piante fuori stagione, quindi adesso non possiamo più utilizzare il nostro giardinetto. Effettivamente non possiamo più utilizzare il nostro giardinetto. Va bene, io direi di mettere il tempo e direi che possiamo partire con questo episodio. Allora, io non so da quanto tempo in realtà, da quanto tempo l'ho messa. No, stava prendendo il sole da veramente troppo poco tempo, quindi la rimetto un pochettino al sole, mentre lui mi ha finito il progetto scolastico. Penso sia quasi arrivato ad avere il tratto bonus della responsabilità, infatti. Possiamo innescare la reazione chimica? Ma sì, ecco qui, guardate che bravo che è stato Brian. Qualità buona. Ok, perfetto, quindi è stato davvero bravo Brian. E adesso, ovviamente, come ogni episodio, vi faccio vedere i progressi che ho fatto mentre non registravo. Effettivamente, i progressi che ho fatto mentre giocavo da solo. Sono passati pochi giorni sim dallo scorso episodio, ma comunque qualche progresso l'ho fatto. Allora, con Brian sono andato avanti con la sua aspirazione. Come vedete, sono arrivato alla seconda pietra miliare, perché la prima l'ho completata io. Gli ho fatto disegnare due immagini con lo stato emotivo ispirato. Gli ho semplicemente comprato una pozioncina dal negozio di premi che costava pochissimo e gli ho fatto fare questi due disegni. E poi ho portato molto avanti il suo livello di creatività. Gli ho fatto fare un sacco di disegni, alcuni stanno nell'inventario, alcuni li ho appesi un pochettino per la camera. Effettivamente, guardate l'inventario quanto è pieno, è pienissimo. E il suo livello di creatività adesso è al 7, quasi 8, quindi rendetevi conto quanto l'ho fatto disegnare. Mentre con Isabelle sono andato avanti con l'aspirazione di supergenitrice, infatti anche a lei ho fatto completare la seconda pietra miliare facendo disciplinare il suo bebè bambino adolescente 5 volte, quindi ho semplicemente fatto fare dei pasticci a Brian e poi ho premuto su disciplina il bambino. Molto semplicemente gliel'ho fatto fare 5 volte. Adesso abbiamo altri obiettivi da fare, come aiutare un bambino a fare i compiti, eccetera, eccetera. Questo lo vedremo però le prossime volte. E ok, lei mi sembra felice. Sì, baciata dal sole, quindi mi sa che adesso si è abbronzata. E poi comunque con Isabelle sono andato avanti con la sua abilità di logica. Infatti adesso a livello 6 sono andato un po' avanti con la carriera. Infatti oggi sicuramente avremo una promozione da ambientalista di livello 6 ad ambientalista di livello 7. Sceglieremo il ramo della carriera, che non so effettivamente quali siano le due opzioni, quindi oggi lo sceglieremo insieme. E questo è quanto. Quindi questo ho fatto mentre non registravo. E anzi, un'altra cosa che ho fatto è semplicemente far aumentare un pochettino l'amicizia tra Nani e Brian. Sì, molto semplicemente. In questo episodio che cosa faremo? Ci dedicheremo soprattutto a Brian. Sì, oggi mi voglio dedicare al bambino, effettivamente, perché negli scorsi episodi, soprattutto nello scorso, mi sono dedicato a Isabelle con il club del cuore di Sulani. Oggi invece mi dedico a Brian. Quindi dai, adesso lei si può togliere. Ok, si è abbronzata, è bellissima. Io adoro Isabelle, è veramente troppo bellina. È troppo bella. Hanno fame un po', ma nemmeno tanta. Vabbè, no, dai, stanno bene, quindi posso anche non farli mangiare, ho già fatto tutto prima. E poi Brian, effettivamente, non avevo notato che deve fare i compiti. Però Brian, visto che oggi può, sotto concessione della mamma, andare con dei suoi amici dove vuole a divertirsi, ad esempio al bowling, Brian non ha tanta voglia di fare i compiti, quindi se li farà dopo. Vedremo se li farà. Sarà questo bambino così bravo da farseli, oppure andrà a scuola senza i compiti fatti? Lo vedremo solamente dopo. Ma nel frattempo io direi di andare al bowling. E sì, ragazzi, ho deciso di mandare i bambini al bowling per farli un po' divertire. E vorrei creare proprio un bel gruppetto. Non voglio creare un club come ho fatto con Isabelle, però vorrei proprio creare un bel gruppetto di bambini di Sulani. Abbiamo già Nani, che è la vicina effettivamente dei nostri sim, la figlia
figlia di Liliana, però ho notato che a Sulani c'è anche un altro bambino che noi ancora non abbiamo conosciuto, quindi andiamo a fare la conoscenza anche di un'altra famiglia di Sulani, andiamo a fare un po' di conoscenza. Allora, io sono davvero curioso di far conoscere questo bambino a Brian. Questo bambino si trova a Lani Sant'Ase. E sì, cambiamo quartiere e andiamo dalla famiglia Ngata. E sì, ragazzi, andiamo da loro. Come vedete abbiamo Leila, Oliana e Tane. Ok, io direi di andare da loro. E ci andiamo ovviamente con la mamma e anche con Nani. Sì, dai, portiamoci già Nani che Aloha insieme. Così facciamo la conoscenza del bambino. E poi con il gruppetto dei tre bambini andiamo al bowling. Ed eccoci alla finezza corallina, la casa della famiglia Ngata. Ecco qui il piccolino, guardate che carino. È troppo carino Tane, dai, facciamo subito la sua conoscenza. Ciao Tane, mentre Isabelle conosce la mamma Leila. Ecco qui, dai, fate un po' di conoscenza. Sul, sul. Piacere, io mi chiamo Isabelle. Ciao, io sono Leila. Ok, dai, voglio fare un po' di conoscenza. Guardate, già si è formato il gruppetto. No, Leila si è messa un po' in mezzo. Prova a rincuorare. È un po' triste la bambina. Un po' triste, Nani. Dai, ecco qui. Dai, che carino, mi è piaciuto. Descrivi un'amicizia immaginaria. Descriviamo un'amicizia immaginaria alla nuova conoscenza. Mentre magari con loro potremmo entrare dentro. Vediamo un attimo. Bussa. Intanto bussa alla porta perché ancora non abbiamo bussato. E magari posso entrare dentro, magari a mangiare qualcosina. Che dite? Mi offri un caffè? Leila, offrimi un caffè. Che bella comunque questa casa. Che bella. Ma questi armadietti da dove sono usciti, ragazzi? Questi non me li ricordo. Ok, abbiamo visto questa casa. Facciamo anche un altro po' di complimenti sinceri. Mentre parliamo un po' con i bambini. Allora, Tane, vieni un po' qui. Complimento sincero, dai, vieni qua. Facciamo un complimento sincero. Ehi, ti sta molto bene questo taglio di capelli. Oh, ma grazie, anche il tuo è molto carino. Sì, i bambini che parlano di queste cose, sicuramente, guarda. Sono sicuro che parleranno di queste cose. Leila che poi li guarda con tenerezza, guardate che carina. È troppo dolce la faccia di questa Sim, mi piace moltissimo. Comunque, dai, i tre bambini, devo dire che come gruppetto ce lo vedo benissimo. Anche andando avanti con l'età, ce li vedo benissimo. Prendi in giro per i voti. Ma tu non sai nemmeno quali sono i suoi voti. Ma che cattivo che sei. Dichiara la preferenza meteorologica. Dichiariamo l'amore per il sole. Ma sì, dai, facciamo la conoscenza. E poi lo abbracciamo. Dai, facciamo un abbraccio di gruppo. Purtroppo non si può fare l'abbraccio di gruppo. Magari puoi abbracciare anche lei? No, lei non la puoi abbracciare. Ha meno confidenza forse con lei. Forse perché è una femminuccia. Si mette un po' di vergogna il bambino. possiamo anche citare un personaggio dei cartoni animati. Nel frattempo è arrivato questo tizio. È un po' triste, poverino. Che cosa è successo? Schernisci la tristezza. Sul, sul. Ok, dai, stanno chiacchierando anche loro. Ma lui chi è? Cioè, effettivamente, chi è? Chi sei tu? Sensibilizza sulla tutela ambientale. Ma sì, facciamo anche questo. Così parliamo un pochettino del nostro lavoro. E va bene. Posso fare una scultura di sabbia con tutti e tre? No, setacciamento di spiagge no. Costruisci una scultura di sabbia. Vediamo un po'. Vediamo se posso far fare a tutti e tre una scultura di sabbia. E poi andiamo tutti al bowling. No, il bambino se ne sta andando. Uè, 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 uè. Dove sta andando? No, se ne sta andando. Invita a costruire una scultura di sabbia. Bravo, bravo, così si fa. Vieni qui, invita anche lei. Invita a costruire una scultura di sabbia. Si può fare in tre? No, si può fare solo in due, ma no. Poverina Nani, sempre esclusa. Ma che è successo? No, purtroppo non si può fare. E mi hanno fatto uno squalo. Sono bravi. Devo dire, formano una bella compagnia questi due, sia Tane sia Brian. Mi piacciono questi due Sim insieme. Bello, mi piace, va bene. Dai, abbiamo fatto conoscenza anche di Tane. Isabella ha conosciuto Leila, la mamma di Tane. Io direi che adesso possiamo andare tranquillamente al bowling. Ovviamente Isabella accompagnerà i bambini e poi li lascerà per qualche oretta soli, perché alla fine non sono così piccoli da non poter stare soli. Sono comunque bambini, ma devono stare lì al bowling. E ovviamente la mamma si fida, perché sì, Isabella si deve fidare alla fine del proprio bambino. Brian farà il bravo? Lo vedremo. Però comunque lei si fida e li lascerà per qualche oretta soli. Poi tornerà dopo qualche oretta e li porterà,
effettivamente a casa oppure in qualche altro posto. Vabbè, dai, andiamo con tutti quanti, andiamo al bowling, ovviamente andiamo a quello di Oasis Springs, alla Conca Polverosa. Ed eccoci alla Conca Polverosa di Oasis Springs. Hanno pure lo stesso abitino. Ma no, vabbè, ragazzi, cioè, sono perfetti insieme. Io nemmeno lo sapevo. Cioè, hanno lo stesso abitino. Ma guardate che carini che sono. Mentre Nani, tipo in mezzo, così. Va bene. Anche Nani, comunque, è bellissima. La trovo stupenda. Guardate che bel trio. Mi piace un sacco questo trio. Va bene, dai. La mamma è accompagnata. Io direi di accompagnarli fino a dentro. Dai, venite qui. Vai qui insieme. Andiamo tutti dentro. Dove sta andando lei? Ah, è vero. L'entrata è dall'altra parte. Me l'ero dimenticato. L'entrata è di qua. E va bene, dai, sono entrati adesso. Magari parliamo con qualcuno per fargli cominciare una partita. Ma sì, parliamo con la mixologa. Ok, chiediamo informazioni. Presentazione amichevole. Dai, forza, chiediamo informazioni. Possiamo chiedere aiuto alla mixologa? Salve, lascio qui i bambini per la malattia del bullying? Sì, non c'è problema, possono giocare e poi alla fine, quando torna, può pagare lei. Perfetto. Allora, ciao, ci vediamo dopo. Un bacino. Ok, lei se ne sta andando nel frattempo. Ha lasciato i bambini da soli e quindi possiamo tranquillamente fare baldoria. Eh sì, dovevano fare baldoria questi bambini. Allora, dai, facciamo i seri. Chiedi di passare del tempo assieme? Ma sì, certo. Venite, dove stanno andando? Vieni qui, dobbiamo giocare a bowling. Allora, invita a giocare a bowling una partita da 10 frame, 5 frame. Ah, posso scegliere la lunghezza. Questa è una cosa nuova, ragazzi. Sì, è una cosa nuova, questa non c'era prima. Ah, questo magari l'avranno aggiunto con 100 aggiornamenti fa questa cosa, ma io non utilizzo il bowling da talmente tanto tempo che nemmeno lo sapevo, quindi bello, sono contento che abbiano aggiunto questa cosa di poter scegliere effettivamente. Togliamo il bowling lunare perché comunque non siamo di sera. E facciamo una partita da 5 perché effettivamente 10 è troppo. Vediamo un po'. Facciamo una partita da 5. E venite tutti insieme, forza. Nani, eccola qua. Nani, forza, vieni qui. Ecco qui, stanno cominciando. Nel frattempo c'è Nani che dovrebbe andare in bagno. Qui c'è un bagno? Sì, al piano di sopra. Mi pare che il bagno c'è. Vabbè, comunque, ha fatto il primo tiro e devo dire, dai, è andato bene, Brian. Ha acquisita l'abilità, ovviamente, di bowling. Che cos'ha i capelli questo tipo? Oh, vediamo Tane com'è andato. Dai, è abbastanza bene. Pure lui, la stessa cosa di Brian. Ma che cos'ha i capelli questo? Ah, vabbè, mi sa che è un cicciò. Ok, va bene. Tocca a Nani? Ma sì, mi pare che tocca a Nani. Forza! Ecco qui, è il turno di Nani. Ovviamente per loro sp spuntano le spondine, effettivamente. Vediamo un po'. Forza, Nani. Ai ai ai, ma no. È andata male pure col tiro. Ma no, poverina. Dai, adesso a chi tocca? Sotto a chi tocca? Tocca a Brian, sicuro. Ecco qui. Forza. Credo in te. Ok, dai. 8 birilli. Devo dire che vanno benissimo. Devo andare tutti in bagno comunque. Perché devono andare tutti in bagno adesso? Forza, vai, Tane. Oh, no, per un birillo. Mamma mia, c'era quasi, c'era quasi. Tocca a Nani, vieni qui. Oh, mamma, di nuovo. Ma che succede, Nani? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Non può fare la spaccona, insomma, con questi ragazzi. Proprio sta perdendo malamente. La sfida ormai è tra Tane e tra Brian. Forza, vediamo chi vince. Ok, qui nel frattempo sto muro. Ok, venite. Oh, olè! Un birillo. Ok, potevi fare un po' meglio, però va bene, ti è uscito così questo tiro, ci sta anche bene. Qua in realtà possiamo scegliere le palle da bowling, però penso che come palle da bowling ne abbiamo solamente di un tipo. Sì, infatti. Ah, Nani proprio si è ritirata, è andata via. Si è ritirata dalla partita, ci ha rinunciato. Ma dov'è Nani? Vabbè, comunque anche Tane ha sbagliato, quindi a posto. Nani, dov'è finita? Nani! Dov'è finita? Si è proprio ritirata. Si è rifiutata di giocare con questi due spacconi. Olè! Vabbè, dai. Dovremmo essere già al quinto frame.
No, ma ha vinto lui. Eh sì, mi sa che ha vinto lui perché lui si è ritirato. Ma dai, si è ritirato sul più bello. Si è ritirato sul più bello perché doveva andare in bagno. Vabbè, va bene. Hai deciso tu, hai dato tu la partita vinta a Tane. Che ti devo dire? Hai dato tu la partita vinta così. Facciamo una partita da 3 frame. Se riusciamo, sarebbe meglio. Così facciamo proprio una partita veloce. Ok, sta giocando. Ha fatto un tiro. E mi ha fatto 5 birilli. Vabbè, dai. Onesto, mi va bene. Dov'è Nani? Sta sempre qui, però non la vedo. Ok, un altro tiro e siamo split. Mi ha fatto split. Ai ai ai. È arrivata di nuovo Nani. Dove è andata? È andata a rotolarsi nel fango. Non ho capito. È andata a rotolarsi nel fango in pratica. Vieni. Olle. Vabbè. Ok, pure lui. 5 birilli. Vediamo, tocca a Nani. Oh mamma, di nuovo. Ma avrà fatto un tiro giusto, Nani? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Olle. Mamma mia, di nuovo. Tocca a Tane, perfetto. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ha vinto lui? Brian Davis ha vinto la partita bullying con il punteggio di 27. Perfetto. Ovviamente adesso lui è fiducioso. Re del bullying. Ave al re del bullying. E lungo sia il suo regno. Mamma mia, che spaccone. Adesso ovviamente posso scegliere la boccia da bowling. Boccia vortice rosso. Sì, mi piace questa boccia vortice rosso. Va bene, dai, io direi che abbiamo giocato abbastanza a bowling. Adesso possiamo far venire la mamma, anche perché è tardissimo. Eccomi qua, ragazzi, vi siete divertiti? Sì, anche se ha vinto lui. Ah ah ah, mamma, ho vinto io. Ave al re del bowling. Lungo sia il suo regno. Va bene, dai, piccolo, basta. Lasciamo stare. Prima che ti monti la testa, andiamo. Va bene, dai, io direi che abbiamo fatto un bel gruppetto, mi piace. Chiedi di scambiare i voto mostri, magari lo potremmo anche fare dopo. Va bene, dai, nel frattempo torniamo a casa. Torniamo a casa, anche perché è molto tardi. Magari poi il giorno dopo potremmo fare anche qualcos'altro con questi bambini. Dai, va bene. Comunque, torniamo a casa. Lui si sta facendo il giro mentre la mamma è tornata subito a casa, perché... Vabbè, sempre le estate più complicate devono fare questi bambini. Perfetto, dai, torniamo a casa. Ed eccoci qua, tornati con il nostro re del bullying. Dai, mandiamolo subito a dormire perché è tardissimo, la mattina deve andare a scuola e anche lei deve andare al lavoro, quindi forza, venite. Ovviamente lui i compiti non ha avuto il tempo di farli. Ai ai ai, non ha fatto i compiti. La mamma mi sa che non sarà tanto contenta di questo. Vedremo, vedremo un po'. Nel frattempo domani lo facciamo andare a scuola, se come se nulla fosse. Vediamo se poi la mamma reagirà bene o se reagirà male. Ok, forza, facciamogli dormire. Stanno andando molto avanti, va bene. Dai. Sono quasi le 7. Ok, sono le 7. Possiamo svegliarlo. Gli avanzi posso prenderli, mi sa che sono avariati però. Mentre lei deve andare a lavoro. Ok, senza problemi, vai al lavoro. Usa il gabinetto. E poi in realtà ti posso far mangiare una noce di cocco. Molto semplicemente, invece di preparare qualcosa da mangiare, mangiati delle noci di cocco. Mentre tu hai queste frittelle che sono buone, quindi mangiati queste frittelle. Ok, sta andando già a scuola, mi sa. Sì. Sta andando a scuola, va bene, dai, vai. Lui... Ah, intanto mi è spuntata una notifica. Bel lavoro, Brian. Realizzare progetti scolastici ha un impatto decisamente positivo sui tuoi voti. Sì, però tu non hai fatto i compiti. Ricordatelo questo. Allora, nel frattempo, stringiamo amicizie. Oggi direi di fare stringi amicizie. Mentre con lei lavora normale, ma sì, anche perché tanto la promozione l'abbiamo senza alcun dubbio. Quindi va bene lo stesso. Visita del preside. Oggi il preside verrà a fare visita alla classe di Brian. Tutti dovranno comportarsi nel modo migliore e non interrompere la lezione. Purtroppo il bambino seduto dietro di lui ha deciso di colpirlo con qualcosa. Devi ignorarlo o chiedergli di fermarsi. Chiedigli
chiedi di fermarsi, scusami, cioè se ti continua a tartassare, va bene, chiediglielo pacatamente però. Allora, Brian scribacchia un biglietto. Ok, smettilo, parlerò. Al bambino fastidioso con le palline è andata male, perfetto, Brian si risparmia la punizione, direi che è andata benissimo. E va bene, dai, è un bambino anche che si fa valere, questo mi fa davvero molto 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 piacere. E vabbè, dai, lavora sodo, sì, dai, ce la fa tranquillamente ad avere la promozione. Ok, è arrivata anche la spuntina. Brian ha incontrato Tetsu a scuola, ha un progetto scolastico, è andata bene. Ok, ha incontrato Tetsu. Hai visto, ha conosciuto un nuovo bambino. Mentre come progetto scolastico abbiamo quello di un sistema solare. Bellissimo, questo mi piace ancora di più di quello del vulcano. Quindi puoi venire qua, vabbè, lo piazziamo sempre qui fuori che c'è parecchio spazio. Magari potresti anche già iniziarlo. Mentre aspettiamo la mamma che torna da lavoro, perché lei deve portarci una bella promozione. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Olè! Ok, perfetto, abbiamo il ramo della carriera per Isabel. Adesso abbiamo biologa marina o responsabile ambientale. Tutti e due molto interessanti, vediamo un po'. Allora, dalle barriere coralline alle tartarughe marine, esprimi la tua passione per il mare e le creature che lo abitano, contano su di te. Ok, quindi biologa marina si occupa effettivamente più degli animali e della flora e della fauna effettivamente che si trova nel mare. Mentre responsabile ambientale, sfrutta la tua competenza per fare da consulente sulle politiche ambientali, assicurarti sovvenzioni e sensibilizzare le masse. È il momento di allungare il raggio di azione del tuo lavoro. Allora, devo dire che forse con quello che fa Isabelle, con quello che ha sempre fatto, quindi andare in cerca di conchiglie anche per il club che abbiamo creato, avrebbe più senso un responsabile ambientale. Poi anche uno stipendio molto più produttivo effettivamente, uno stipendio molto migliore con questo ramo della carriera, quindi io sceglierei questo. Anche i giorni lavorativi sono gli stessi, quindi non è effettivamente una fregatura, è semplicemente che il responsabile ambientale guadagna di più in qualunque caso, quindi io sceglierei questo ramo della carriera anche perché si addice di più a quello che fa ogni giorno Isabelle, quindi scegliamo responsabile ambientale, diventerà una regolatrice della tutela ambientale. Ok, perfetto, abbiamo scelto questo ramo della carriera. E fai da consulente su una politica globale, prepara una domanda di sovvenzione, invia una domanda di sovvenzione. Perfetto, quindi adesso possiamo anche denunciare le persone che effettivamente sporcano le spiagge, che comunque non sono a favore dell'ambiente, se così possiamo dire. Guadagnerà molto di più, guadagnerà 65 in più all'ora per un totale di 127 e dobbiamo migliorare di 2 livelli il livello di logica. Questa sarà una bella sfida, però sicuramente ci riusciremo, no problem. Adesso vammi un attimo in mare, perché tu devi assolutamente andare un po' in mare, devi far uscire la sirena che è in te. Mentre tu devi andarti un attimo a fare un bagnetto, anzi prima aprimi il regalino, aprimi i regalini che ci sono qui. Ok, mi ha aperto il regalo di soppiatto. Aprimi anche il regalo legittimo, se così possiamo dire. Ok, adesso fatti un bel bagnetto. Mentre tu stai un po' in giro qui in mare. Dai, vieni qui, nuota qui. E vorrei chiamare anche il delfino, perché io in realtà mentre giocavo da solo ho trovato delle interazioni che sono troppo carine. In realtà non le ho capite, però voglio assolutamente provarle insieme a voi, che riguardano proprio il delfino. Dovrebbero essere... Ecco, chiama da te il delfino. Dov'è il delfino? Eccolo! Guardate che bello. Allora, pesca da esca. Ok, quindi possiamo fare da esca, accarezzarlo. Chiedi di farti schizzare. O anche richiedere un giochino. Adesso possiamo chiedergli i giochini. Riporta, salta, strofina il ventre. Bacia o bacia, dai, un bacio col delfino è la cosa più bella del mondo. Cos'è questo? Accarezza il delfino. Lei lo sta accarezzando. Ma quanto è dolce. Mi sono perso il delfino. Richiamamelo. Forza, voglio vedere questo bacio col delfino. Allora. Ah no, parla col delfino. Non mi spunta più il giochino? Gli chiedi un giochino. Bacia. Sì, hanno detto di sì. Vai, forza. Che carino, dai. No, vabbè ragazzi, questa è la mia cosa preferita in assoluto. Gli ha dato un bacino. L'avete visto il bacino? Dai, è troppo dolce.
Ragazzi, queste cose sono magnifiche. Altro che è la cosa più bella del mondo, la cosa più bella dell'espansione. Balla, vediamo un po' come mi balla. No, basta. Ha vinto tutto. Questo delfino strofina il ventre. Vediamo un po'. Mi ha detto di sì. Strofina il ventre. Eccolo, si sta facendo strofinare il ventre. Poi cos'altro mi manca? Salta. Salta. Ah, fammi un bel salto, forza. Poi mi dice sempre sì, è troppo carino questo delfino. Oh là, ma che salto che ha fatto. Infine ci manca il riporta. Guardatelo, troppo dolce. Forza, fammi anche il giochino del riporto. Sì, ok, dai. Questo delfino è troppo bello. Allora, riportami qualcosa. Ok. È tornato. Dai, vabbè. Nulla da dire, mi ha portato una conchiglia. Ah, quindi lui ci può portare anche degli oggetti. Mi ha portato una conchiglia. Anime gemelle. Il legame più profondo tra un sim e una focena. Ok. Dai, bellissimo. Nulla da dire, è stupenda questa cosa del delfino. E alle 8 di sera mi stanno portando del cibo extra. Ah, grazie. Makoa mi sta portando del cibo insieme a Liliana. Ciao Liliana, grazie per il cibo. Lui ha sonno, però stava qui. Sembrava che potesse farti comodo del cibo, così abbiamo pensato di passare per vedere se ne volessi un po'. Avevamo abbondanti scorte da condividere. Ok, grazie mille. Paghiamo anche le bollette perché qua non c'è luce, quindi aspettate che le pago un attimo. Ok, ho pagato le bollette. E mi hanno portato del cibo. Dov'è il cibo che mi avete portato? Me l'hanno già messo nell'inventario? Non penso. Dove me l'hanno messo? Qui. Ok, me l'hanno messo sul tavolo. Maiale Kalua. Ma allora venite qui e mangiamo tutti insieme. Forza, chiama a tavola. A questo punto me l'avete portato, mangiamo tutti insieme. Ecco qui. Pablo. Cosa c'entra Pablo? Da dove è sbucato fuori? Da dove sei sbucato? Ok, si è infiltrato anche Pablo. Però va bene, dai. Guardate che bella comunità che si sta formando anche qui in questa. In questa città di Sulani. Devo dire che lei si sta ambientando. Anche il bambino ha creato ormai questo gruppetto con i bambini che sicuramente vedremo anche nei prossimi episodi. Oggi abbiamo fatto semplicemente la partita al bullying, ma sicuramente lo vedremo nei prossimi episodi. E poi un'altra cosa che voglio fare è dedicarmi a Liliana, la migliore amica, perché con lei siamo stati un pochettino, ma vorrei dedicarmi anche un po' di più a lei. Sicuramente nel prossimo episodio vedremo un po' di più le sue intenzioni, anche perché lei ha intenzione di far riappacificare Isabel con Roger. Ma come lo farà? Ci riuscirà? Lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi non perdetevi l'episodio 8 della challenge. Ok, hanno mangiato tutti? Ma sì, dai. Ecco qua, si stanno pure abbracciando. Grazie mille, amica, per questo cibo. Ah, e poi guardate quanto è bello Pablo. Cioè, non ho nulla da dire. È un sim che mi piace tantissimo. L'ho creato io, ma. Bello, mi piace troppo. Possiamo aggiungere. Ok, ha finito di mangiare. Hanno mangiato tutti insieme. Anche se non capisco perché lei mi si è buggata così. Disidratata. Ma lei sta benissimo in realtà per idratazione. Quindi non ho capito perché mi dice che è disidratata. Va bene, dai, si è fatta mezzanotte però. Quindi a questo punto. Ecco, vammi in bagno. E con una chiacchiera ed un'altra. Magari diamogli anche le chiavi della residenza a Pablo. Ci sentiamo talmente in fiducia con Pablo che gli vogliamo dare le chiavi della residenza. Che dite? In possesso delle chiavi. E se abbiamo fatto un passo avanti, anche in questo caso, e magari un regalino glielo possiamo pure fare. Che cosa gli vogliamo regalare? Qualcosa di carino che però non sia eccessivo. Un po' di maiale? Ma sì, un po' di cibo. Riciclo un po' di roba. Mi hai portato tu il cibo? Perfetto, te lo riciclo. Vediamo se lui lo prende bene. Gli è piaciuto il cibo riciclato? Gli è piaciuto il cibo riciclato, ragazzi. E mi è spuntata la barretta dell'amore. Attenzione, va bene, dai. Io direi che però per questo episodio mi fermo. Perché qui, e se no, andiamo troppo oltre. Quindi mi fermo.
E va bene, dai, io direi che con questa combriccola che ci ha portato effettivamente questo cibo extra può essere veramente tutto. Ci ha dato una rosa, ragazzi. Ci ha dato una rosa. Le cose cominciano a farsi serie. Va bene, dai, direi che per questo episodio può essere veramente tutto. Quindi in questo episodio abbiamo formato questo gruppetto di Brian, Nani e Tane. Con loro abbiamo visto effettivamente questa giornata al bullying. E alla fine Brian, pur non avendo fatto i compiti, e pur essendo stato una giornata effettivamente fuori, non si è comportato male e quindi non si è beccato una punizione. Perché sì, Isabel può fargli una bella punizione, può rimuovergli il telefono, può rimuovergli tutto quello che vuole, ma si è comportato abbastanza bene, quindi non ha avuto necessità di metterlo in punizione. E poi, dopo questa giornata al bowling, abbiamo socializzato un po' con quel delfino azzurro, che è veramente la cosa più dolce di questo pianeta, e ci hanno fatto una sorpresa anche i vicini di casa, ci hanno portato un po' di cibo extra per chiacchierare un pochettino insieme. E alla fine ci ha fatto una sorpresa anche Pablo. Isabella gli ha fatto un regalo abbastanza squallido, ma lui sembra volerci andare veramente sul serio, perché lui ha dato a lei una rosa. Aspetta, Pablo ha dato a Isabella un regalo. Sarò sempre qui per te, ogni singolo giorno. Il mio amore per te continuerà a crescere per sempre. Ok, fermiamoci qui. Ai ai ai, fermiamoci qui, qui mi sa che è sbocciato proprio l'amore. Perfetto, quindi direi che per questo episodio può essere tutto. Vi invito a iscrivervi, a lasciare tanti commentini con i vostri pareri, a lasciare un like, a condividere il video con i vostri amici. Ovviamente vi invito a seguirmi su tutti quanti i miei social, Facebook, Instagram e Twitch. Vi mando un bacione fortissimo, mua, e buon Sims a tutti.